Ben ritrovate sul nostro canale YouTube. Oggi parlerò della stilista Jean Lanvin. Sarà la prima a lanciare fin dal 1908 la moda bambino, la prima a offrire una collezione su misura da uomo e la prima a creare un eau de toilette unisex nel 1933. Deve il suo successo della Maison esclusivamente a se stessa e a lunghi anni di duro lavoro. Ha 30 anni quando nasce il suo primo e unico figlio. È proprio allora che Jean Lanvin inizia la sua carriera di stilista. Per l'amore della sua figlia, disegna soffici abiti dai colori allegri, cosa che non era per nulla consueta negli abiti infantili, che altro non erano che una versione miniatura dei modelli per gli adulti. Così creò la prima collezione per i bambini, ponendo le basi della sua casa di moda. Poco tempo dopo introdusse una linea per le ragazzine, seguita da una per le signore, diventando così la prima stilista in assoluto che si occupa di ogni fascia d'età. Introdusse tagli semplici e innocenti e colori freschi, primo tra tutti il famoso blu Lanvin che faceva apparire femminile e romantiche le donne di tutte le età. I modelli di maggior successo di Lanvin furono le cosiddette robe de style a vita molto bassa, linea morbida e gonna lunga fino alle caviglie. Come regalo per il 30° compleanno della figlia, diventata nel frattempo una celebre cantante d'opera, Jean Lanvin commissiona la realizzazione di una miscela di odori intensi a base di rosa bulgara, iris fiorentina, gelsomino e mughetto, che viene racchiusa in una preziosa e oggi iconica boccetta tonda dal tappo d'oro. Sinuosa e elegantissima, disegnata dall'architetto Armand Albert Rateau. Dal 1926 Jean si occupa anche dell'abbigliamento maschile. Lanvin diventò perciò la prima maison in grado di vestire tutta la famiglia. Per oggi è tutto, alla prossima!